Salute al gran Don Diego Garcia de Paredes. Válgame Dios, bravo caballero. Me parece que a usted lo hemos bebido troppo presto. Señor de la Mota, aquí está Héctor Ejeramosca. Ma forse il giovanotto è venuto proprio per farmi tenere la parola, no? No. Ad avvertirvi nel vostro interesse di usarla, se vi è possibile, con più discrezione e prudenza. La sola imprudenza di cui mi pento è quella di avervi giudicato degno di incrociare la spada con me. Ma forse era solo per un rispetto alla memoria, perché vi credevo già morto. Quando vi dicono che gente della mia terra è morta, diffidate. Ha camminato molto nel mondo, per secoli. E può darsi che qualche volta gli venga il sonno pesante per la fatica. Ma al momento di fare i conti si sveglia sempre, e i conti senza noi non si possono chiudere. Sembra un gioco ed è storia. Troppe parole. Eccomi qua. Discendete. Io? Perché volete farmi scendere quando vi offro l'occasione di salire? Voi offendete tutta la nobiltà di Francia. E voi tutto il mio popolo. Prego, cavalieros. Vedo le vostre spalle il capitano Prospero Colonna. E spero che sotto i suoi occhi non vorrete evitare con giochi di parole il rischio di un confronto. Ecco, sono venuto proprio per dirvi basta. Un confronto fra me e voi non serve, ma fra i vostri e i miei. Noi siamo rimasti 13 e tanti ci presentiamo senz'altra scelta di quella che ha fatto la morte. Siamo dunque tutti gli uomini d'arme della mia razza, anche se siamo 13. Chiediamo di batterci per lancia e spada ad ogni sangue in pari numero i vostri e i nostri su campo franco. Monsignor della Motta, la proposta non vi sarà parsa un gioco di parole, e noi sappiamo che nemmeno voi siete usi di farne. Ettore, va al quartiere del capitano Gonsalvo di Cordova e digli che Prospero Colonna chiede una tregua per il campo franco.